La relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona è stata una delle notizie più commentate delle ultime ore. Il nome della regista e attrice si è attestato primo nei trend di Twitter ed è rimasto a lungo in cima alla lista. I commenti sulla coppia si dividono. Agli occhi di alcuni appare improbabile, per altri invece rappresenta la giusta unione di due persone affini. Asia Argento ha replicato nelle Instagram Stories. Asia Argento, che già aveva chiesto di poter sognare in pace, ha pubblicato nelle Instagram Stories una replica e tantissimi commenti sulla sua relazione con Fabrizio Corona. Lungi da lei lasciarsi influenzare, ha rimarcato di voler andare dritta per la sua strada. Ha pubblicato una foto dell'imprenditore accompagnata da una breve dichiarazione. Grazie a tutti dei consigli, ma per ora sto bene così, e con un cuore ha evidenziato la frase. Ivana Baevitiu, voglio stare con te. È stato il settimanale Chi a pubblicare la foto del bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Le immagini, accompagnate da un'intervista alla 43enne, dimostrano la frequentazione in corso. L'Argento ha raccontato come si sono conosciuti. Si sono incontrati per lavoro e proprio mentre chiacchieravano, Asia ha notato in Corona lo stesso dolore che da tempo tormenta anche lei. Ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia. E siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Ho vissuto gli ultimi mesi come un'eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l'affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L'ho messo in conto, ma perde lui. Nell'intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, Asia Argento sosteneva che la madre l'avesse consigliato di non fidarsi di Fabrizio Corona. Daria Nicolodi è intervenuta su Twitter invitando la figlia a lasciarla fuori da questa faccenda. Non osare attribuirmi cose che non ho detto. Corona ha scritto dei bei libri dal carcere, hanno una loro freschezza. Cestatu. Sii gentile e prudente con le esternazioni che mi riguardano, please. La tua vita è pubblica, la mia no. Grazie. Infine, quando un fan dell'attrice ha espresso alcune perplessità circa i problemi che potrebbero scaturire dal gossip, che la associa a Fabrizio Corona, la Nicolodi ha replicato con un lapidario. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Chi se ne frega.